Amici sportivi, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania, il settimanale d'approfondimento curato dalla Federazione Italiana Gioco Handball. Ospite nei nostri studi quest'oggi il tecnico dell'Albatros Siracusa, Peppe Vinci, che salutiamo, ringraziamo per aver raccolto il nostro invito. Siracusa che domani sarà di scena a Fondi in partita molto importante per quanto concerne il Girone C del campionato, del massimo campionato maschile. Un saluto a Matteo Aldamonte in postazione. Buonasera. Touch. Ci sarà da celebrare qualcosa di importante oggi, assolutamente, no, Matteo? Questa è stata una settimana particolare per questo sport che ci fa così tanto impazzire. Ed elettrizzare al tempo stesso. Ne parleremo tra pochissimo, non sveliamo la curiosità e soprattutto non sveliamo il segreto che accompagnerà la prima postazione touch con Matteo. Intanto, coach Vinci, pronto per la gara di domani, Fondi Siracusa. È partita importante perché è un girone, quello meridionale, che fa dell'equilibrio la sua caratteristica peculiare. Fino ad oggi il girone nostro, diciamo il girone C, è stato il girone forse in questo momento più equilibrato come livello di gare. E domani a Fondi contro il Gaeta sarà una partita importante, una partita difficile, come lo è stato soprattutto lo scorso anno dove siamo capitolati. Però sicuramente cercheremo di fare tesoro sicuramente della sconfitta dello scorso anno e vedremo di affrontare il Gaeta col giusto rispetto, ma consapevoli sicuramente della nostra forza. Assolutamente sì, si giocherà di mercoledì, si ritorna a giocare dopo la pausa imposta dagli impegni delle nazionali, nazionale italiana che peraltro è stata protagonista di una brillante tournée in Spagna. Ne parleremo tra pochissimo. Ora facciamo il punto sui campionati e sui gironi del massimo campionato maschile nel primo servizio. Alta intensità e punti che pesano nel turno infrasettimanale, il sesto stagionale della Serie 1 maschile. Punti pesanti come quelli contesi fra Pressano e Bolzano. La gara del Palavis è una delle classiche degli ultimi anni nel girone A e anche stavolta giunge con le formazioni divise da appena un punto. Bolzano guida la classifica e ha tutto da perdere nei confronti dei trentini, ma nel contempo anche del Trieste, opposto al Molteno sul parquet del Chiarbola, del Merano e del Cassano Magnago, attese invece dai rispettivi impegni contro Appiano e Mezzocorona. Primato nel girone B intanto, che gira tutto attorno al risultato di Bologna-Modena, derby della Via Emilia in diretta. Su Palamano TV alle 20:30 riposa l'altra prima della classe, la sorpresa Oriago, che guarda con interesse a due partite in particolare: Teramo, Cologne e Cigoleta Varnelle, tutte invischiate nelle sabbie mobili di una classifica ancora cortissima. Capitolo girone C tiene banco il derby fra Conversano e Noci, appaiate a 6 punti dietro al duo di testa formato da Fasano e Albatros Siracusa. I siciliani del tecnico Vinci cercano la seconda vittoria stagionale in trasferta contro il Gaeta. Lontani dalle mura amiche anche Radovcic e compagni di scena invece sul campo del Benevento. Bene, questo è il quadro. Poi approfondiremo girone per girone un po' i temi della giornata. Partiamo ovviamente dal Regione C e partiamo dall'Albatro che, come si sottolineava nel servizio, vuole confermare il primato, soprattutto vuole confermare un brillante avvio di stagione. Sì, devo dire che l'avvio di stagione è stato molto, molto forte per noi. Poi dopo abbiamo avuto questa questa debacle di Conversano, nella quale dobbiamo essere onesti, i pugliesi ci hanno inflitto una severa lezione. Hanno meritato di vincere la partita e per magari noi un attimino, non dico che ci siamo, hanno tentato di ridimensionarci, però sicuramente ci hanno portato un po' di più con i piedi per terra. Dico. Ecco, ma quali sono le reali ambizioni dell'Albatro? Le reali ambizioni dell'Albatro sono quelle che abbiamo sempre detto dal primo momento, quello di partecipare il prossimo anno al girone unico. Tutto quello che dovesse venire in più sono... E quanto è dura, coach, la lotta proprio nel girone C per poter centrare le posizioni che contano? Ma io credo che attualmente, come lo dice anche il campionato da qualche anno, per le primissime posizioni credo che il Fasano ancora abbia qualcosa in più di tutti quanti. Il Conversano si è rinforzato nei punti giusti, ha fatto una squadra più equilibrata, molto compatta e potente, quindi credo che loro in questo momento sono in pole position per come campionato centrare l'accesso diretto sì,
Dopodiché credo che l'Albatro, il Fondi e il Valentino Ferrara abbiano le carte in regola poi per giocarsi il resto del... Non ce lo vedi attualmente. Non ce lo vedi. Il Noce è una squadra molto antipatica, soprattutto in casa, una squadra guerrigliera, battagliera, che si può inserire in maniera brillante in questa lotta. Ecco, corrediamo insomma il discorso che faceva Coach Vinci proprio con la grafica, se la regia ci può proporre anche l'aggiornamento. Questa è la classifica che ricalca un po' quella che è l'analisi fatta da Vinci, ovvero Fasano e Conversano, Conversano che ricordiamo che però ha una partita in meno rispetto all'Albatro e rispetto a tutte le altre squadre, compreso il Fasano. Poi il Noci, il Fondi, il Gaeta, che sarà appunto l'avversario dell'Albatro nella giornata di domani, Valentino Ferrara con due punti, il turno che vedrà di fronte appunto il derby pugliese, Conversano Noci con Albatro che sarà di scena a Fondi contro il Gaeta, il Fasano che non dovrebbe avere particolari problemi sul campo del Benevento, fanalino di coda del raggruppamento. Dal girone C ci spostiamo al girone B, focalizzando le nostre attenzioni sull'attesissimo derby emiliano, quello che vedrà di fronte, che metterà di fronte Bologna e Modena. Vediamo il servizio. È un derby antico quasi quanto la pallamano italiana, quello fra le città di Bologna e Modena. La prima volta nella stagione 73-74 era il quinto campionato disputato in Italia. La sfida finì con un 12-11 d'altri tempi in favore dei Felsinei. E proprio all'ombra delle due torri andrà in scena domani con diretta su Pallamano TV il 35esimo derby, l'ultimo risale al 2001, fra Bologna e Modena. Realtà societarie diverse rispetto alle origini, quelle che si affronteranno per la sesta giornata del campionato di A1 maschile. Lo United, capolista del girone B assieme all'Oriago, affronta questa stagione con rinomate ambizioni, con il chiaro obiettivo di tornare grande in coincidenza della già annunciata riforma dei campionati. Modena invece giungeva da neopromossa al taglio del nastro di inizio stagione. Il percorso fatto ha portato in dote alla squadra di Sgarbi 5 punti in altrettante partite. Questa è la classifica, il fascino, le tradizioni faranno poi il resto. Appuntamento domani alle 20:30 con diretta su Pallamano TV. Beh, sicuramente noi abbiamo un'arma che penso sia più valida di quella del Modena, che è il gioco in velocità. Noi abbiamo giocatori, seppur giovani, che hanno già giocato in Serie A, loro sono quasi tutti, a parte di Matteo e pochi altri, al primo campionato di Serie A. Noi lavoriamo su un ritmo diverso fra difesa, transizione e attacco. Dobbiamo fare valere questa nostra caratteristica. Loro sicuramente sono una buona squadra che sa correre, sa andare in velocità, ma non può opporsi se noi riusciamo a giocare bene in difesa e a sviluppare il nostro gioco in velocità. Dunque, questa l'analisi di coach tedesco, tecnico del Bologna United. Della pallamano italiana deve necessariamente vivere anche di tradizione, no? Del fascio di alcune sfide, quella tra Bologna e Modena. Modena che è ritornato in massima serie proprio quest'anno, è sotto questo aspetto un classico della pallamano italiana. Sì, diciamo che manca qualche classica di altri tempi ancora nel campionato italiano, sì, che mi auguro nei prossimi anni si possa raggiungere, come la sfida Siracusa-Trieste, che ha messo in ballo tanti scudetti negli anni 80 e 90, però credo che... Questo potrebbe succedere già a gennaio, dovesse centrare tutte e due l'obiettivo del girone unico. Io credo che in Emilia la tradizione della pallamano è una tradizione importante. E questo derby Bologna-Modena ci farà un attimino tornare indietro nel tempo e mi auguro sono sicuro che sarà una bellissima partita, anche se il Bologna, come diceva Beppe Tedesco, sicuramente ha qualcosa in più di tutti nel girone B. Tu vedi credo, Bologna in questo girone, Bologna nettamente superiore. Ho seguito un po' le partite del Bologna e devo dire che se continua su questo trend nella fase regolare vincerà tutte le partite. Vediamo intanto il quadro completo. Occhio però a questa matricola, e questa è una bella favola, no? Quella della matricola Oriago, che proveniente dal campionato di A2 sta sorprendendo tutti. Domani osserverà un turno di riposo, godendosi però la sua leadership. La classifica che vedete alla sinistra dei vostri teleschermi, con Bologna e Oriago in testa alla classifica. Oriago che ricordiamo ha inchiodato Bologna sul risultato di parità proprio alla prima giornata di campionato. Il turno è in programma domani: Cingoli Tavernelle, Lions Teramo Cologne, Romagna Carpi, Bologna United Modena. Ecco l'altra faccia dell'Emilia Felix,
appunto la gara tra Romagna e dell'Emilia Romagna, la gara tra Romagna e Carpi, che l'anno passato erano protagoniste al vertice, quest'anno hanno ridimensionato un po' i loro programmi. Diciamo che Romagna sicuramente ha creato una squadra di prospettiva, dove credo che fra qualche anno, ancora una volta, da quel club usciranno giocatori di buona prospettiva per la nazionale e per l'intero movimento. Il Carpi ha avuto un inizio di stagione un po' difficile, però credo che adesso con l'innesto del nuovo straniero recupererà sicuramente del terreno. Cambio anche alla guida tecnica di Carpi, dove è tornato Ilic, protagonista l'anno passato. E allora, visto che stiamo parlando di tradizione, di fascino, di storia della pallamano, è giunto il momento di svelare la nostra sorpresa. Matteo. Eh sì, perché era il 29 ottobre del 1917 quando Karl Schoelens, professore di educazione fisica originario di Berlino, ma che insegnava a Flensburg, città poco nota per la pallamano europea, pubblica il primo regolamento della pallamano moderna, diciamo, per così dire. Abbiamo raccolto la storia della pallamano, lo facciamo con l'aiuto del nostro touch in una breve clip di un minuto, perché appunto sono i 100 anni della pallamano. 29 ottobre del 17 la prima edizione del regolamento era una pallamano però a 11 giocatori che si giocava all'aperto, una pallamano di cui era innamorato anche Adolf Hitler, che la volle con forza alle Olimpiadi del 36 a Berlino. Poi quella versione della pallamano di fatto sparì dalle Olimpiadi per tornarci nel 72 con appunto la versione moderna a indoor con 7 giocatori. Nella Olimpiade successiva fece il suo debutto anche il femminile, fino all'escalation che ci ha portato alla pallamano moderna, quella che conosciamo tutti e che riempie i palazzetti di tutta Europa con immagini spettacolari, con decine di migliaia di spettatori sugli spalti. Queste sono le immagini della Final Four di Champions League, dove 20.000 arrivano a Colonia. Dunque era un compleanno speciale per la nostra disciplina, che, come dicevi tu Marcello, ci fa tanto elettrizzare, e dunque auguri alla pallamano. E che ricordiamo, secondo Wikipedia, è il secondo sport di squadra più praticato al mondo, secondo soltanto al calcio. Questo per chi insomma ama numeri e statistiche, non certamente chi la pallamano la vive quotidianamente come Peppe Vinci con la sua squadra, il suo club, l'Albatro Siracusa. Allora, a questo punto ci concediamo un break sulla nazionale, che so sta particolarmente a cuore a Peppe Vinci, come a tutti gli italiani, perché è giusto celebrare quello che è stato un ottimo risultato ottenuto dalla formazione allenata da Riccardo Trillini, che si è imposta nella 15ª edizione del Memorial Angel Ximenez, che si è disputato nello scorso weekend in Spagna. Vediamo il servizio e poi ne discutiamo con Peppe Vinci. Caricata nelle ambizioni, oliata sempre meglio nei meccanismi di gioco, l'Italia maschile torna con addosso sensazioni positive dallo stage concluso domenica scorsa a Malaga in Spagna. Con la squadra quasi al completo, Riccardo Trillini e il suo staff hanno avuto nei due confronti amichevoli contro il Puente Genil, squadra di Liga Asobal, test importanti in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2019 che vedranno gli azzurri opposti a Romania, Ucraina e Faroe dall'11 al 13 gennaio prossimi a Bolzano. Vittoria convincente a 33-28 nella prima sfida di venerdì contro gli spagnoli, sconfitta di misura 29-28 il giorno seguente, con annesso turnover e maggiore spazio ai giovanissimi. Unica nota stonata, l'infortunio di Ardian Iballi, pedina importante nel gioco veloce al quale l'Italia targata a Trillini dovrà essere necessariamente votata. Nella lista dei più positivi intanto c'è Davide Bulzamini, classe 95, scuola Romagna, che benissimo sta facendo al primo anno in Francia. È stata un'esperienza molto positiva perché siamo riusciti finalmente ad esserci tutti e a giocare contro una squadra di livello che è Puente Genil, che gioca in Asobal, e sono state due partite molto importanti perché siamo riusciti a esprimere quello che è il nostro gioco, che predilige la velocità, cercando comunque soluzioni pulite senza forzare. E sento molta fiducia da parte di tutti, dall'allenatore ai vari allenatori, ai compagni, quindi alla fine, quando uno sente fiducia, giocare diventa molto più facile, e quindi mi trovo molto bene, sono molto contento e spero di poter essere utile alla nazionale, sperando di far bene. E allora
Beppe, un test importante, superato a pieni voti, peccato per l'infortunio occorso ai Bali, peccato per il ragazzo, peccato per il Conversano che perde in una pedina importante, in un frangente delicato della stagione, peccato per la nazionale italiana che dovrà farne a meno nelle partite che contano a gennaio, però insomma dalla Spagna è ritornata probabilmente un'Italia consapevole della sua forza. Intanto faccio i migliori auguri ai Bali di tornare al più presto a calcare i campi da gioco, sicuramente è una perdita per tutto il movimento. Credo che Riccardo Trillini abbia iniziato a plasmare la squadra, ci vorrà tempo. E mi auguro che il movimento, da un punto di vista proprio di critica, riuscirà a dargli il giusto tempo. È inutile fare dei paragoni che non esistono. Si è creato un nuovo gruppo, si è creata una nuova mentalità, si è creato un nuovo progetto, e quindi come tutti i progetti ha bisogno di tempo, e nessuno gode delle doti della bacchetta magica. E credo però, conoscendo Riccardo Trillini, che si possa fare un buon lavoro, soprattutto ringiovanendo un po' la squadra. Ho visto che gli orizzonti sono aperti anche verso altri a proposito atleti. Di tempo, non è che ce ne sia poi tanto a disposizione di coach Trillini, visto che a gennaio già si dovranno disputare partite che contano per un risultato, però insomma. Sicuramente i risultati, diciamo, ci mettono pressione. Certo. Però certo. Sono convinto che si farà un buon girone, con prospettive sicuramente di ottime prospettive, credo, di passaggio del turno, se riuscirà a lavorare, diciamo, bene anche nei prossimi stage che si terranno. E questa credo che sia la speranza di tutto il movimento. Ci fermiamo, pochi secondi, uno spot promozionale e poi ritorniamo di nuovo in studio con Handball Mania. Il futuro del tennis è adesso. Il libro delle regole è stato riscritto. 8 nuove star stanno emergendo, pronte a calcare il campo. Il loro gioco è carico di personalità. Sono determinati a guadagnarsi un posto sotto i riflettori. Il campo di gioco esploderà di suoni e di luci. Sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto. Il gioco è cambiato. Next Gen ATP Finals. Acquista i tuoi biglietti oggi su nextgenatpfinals.com. E a proposito di nazionali, shootout fatali due volte al Team Italia, che ha chiuso in ottava posizione nella classifica finale di Champions Cup, la principale manifestazione europea per club nel beach handball a Gran Canaria, in Spagna. I ragazzi allenati dal coach Malatino in campo con la Under 18 che prepara la storica partecipazione alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018, sono stati superati dai polacchi della Petra Plock e dagli olandesi dell'IEK Auska nelle due gare di placement round. Vediamo il servizio. Tanta esperienza e obiettivo sempre più nitido all'orizzonte, il Team Italia chiude in ottava posizione la Champions Cup, il più importante evento di beach handball per club disputato dal 26 al 29 ottobre scorsi a Gran Canaria in Spagna. Non era ovviamente la vittoria finale l'obiettivo primario della formazione allenata da Vincenzo Malatino. In campo infatti il Team Italia schierava una squadra composta interamente da ragazzi under 18 con un obiettivo chiaro: preparare la storica partecipazione alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires nell'ottobre 2018. Champions Cup come banco di prova dunque, ma anche come opportunità di affrontare le migliori squadre europee. E comunque, messo da parte gap d'età ed esperienza, il Team Italia ottiene l'accesso ai quarti di finale, miglior risultato di sempre per una squadra maschile alla Champions Cup. Impossibile poi reggere il confronto con i russi del Krasnodar, vincitori non solo ai quarti contro Notarangelo e compagni, ma anche poi fino alla fine, fino alla medaglia d'oro conquistata battendo in finale gli spagnoli del Malaga. Per gli azzurri la linea tirata al ritorno in patria traccia un bilancio indubbiamente positivo. Quella olimpica è un'occasione troppo grande per non farsi trovare pronti. La Champions Cup è stata una manifestazione importantissima perché c'erano le migliori squadre d'Europa e i nostri ragazzi si sono comportati bene, hanno giocato con la prima classificata, con la seconda e con la terza, quindi hanno affrontato squadre molto forti e devo dire che la squadra ha risposto bene, pur avendo una giovane età, non hanno avuto timore di questi insomma, atleti importanti, e devo dire che la loro personalità in campo si è vista. Quindi ai ragazzi io sinceramente vi posso dire bravi, perché effettivamente hanno fatto un bel torneo.
Beh, questa è una bella realtà, no? Quella della nazionale Under 18 di Beach Handball, insomma, è una realtà che promette di regalare soddisfazioni al movimento. Io credo che in questo momento il movimento, la vera responsabilità ce l'ha lì, perché se partecipiamo alle Olimpiadi dobbiamo dare il massimo e quindi là veramente dobbiamo dimostrare di essere veramente bravi. Credo che la federazione ha messo a disposizione di tutto lo staff le migliori condizioni per poter partecipare alle Olimpiadi e credo che, diciamo, è quasi d'obbligo venire fuori con una medaglia. Tu sei il coach di un giovane in quest'orbita, sì, no? E Umberto Bronzo non ha potuto partecipare a questa manifestazione perché nella partita col Benevento ha avuto un trauma cranico e quindi non ha potuto partecipare. Ci è dispiaciuto anche perché credo che per lui stesso sia un'occasione per avere un'affermazione in uno sport che gli dà soddisfazione, nel quale dimostra di essere capace. E poi non dimentichiamo che questa generazione di beachers è anche una generazione importante per la pallamano indoor, perché sono sicuramente tra i talenti più importanti che il movimento deve gelosamente allevare per avere un futuro importante, non solo beach ma chiaramente anche pallamano indoor. Ritorniamo ad occuparci del campionato maschile, dando rapidamente uno sguardo alla classifica, al prossimo turno del girone A. Vi abbiamo tralasciato in questo numero di Handball Mania, girone che vede il dominio del Bolzano, ma occhio alla tradizione del Trieste che, nonostante qualche cessione illustre, sta tenendo testa al Bolzano di coach Fusina. Poi il Merano, il Bressano, Casano Magnago, il Bressanone un tantino attardato, reduce dalla pesante sconfitta subita a Merano. Turno interessante quello che vedrà domani di scena il Molteno sul campo del Trieste, poi Malo Bressanone, Bressano Bolzano, che si diceva in apertura è una classicissima del girone settentrionale. In quanto ad equilibrio, neanche questo girone mi pare scherzi, no coach? Sì, però credo che Bolzano, Merano e Bressanone alla fine si contenderanno tutto il girone. Le vedo le squadre più attrezzate. Credo che il Bressanone, con l'innesto di Bruno Birzic, abbia dato equilibrio al suo gioco, soprattutto in attacco. Certo. Il Merano ha formato una squadra veramente molto pesante, molto forte, credo. Il Bolzano è una realtà del campionato, dove il mio compaesano Fusina sta facendo risultati fantastici, quindi credo che non si possa assolutamente mettere in dubbio la Bolzano, leadership del vedi Bolzano. Ancora il Bolzano favorito, dico proprio per la conquista del titolo. Io credo che Bolzano e Fasano si giocheranno di nuovo il titolo. Perfetto, previsione di coach Vince, è tempo di Champions, Matteo. Sì, è tempo di Champions, anche se non ci sono state gare complice il weekend internazionale nel fine settimana. È comunque una settimana importante, soprattutto per gli appassionati italiani della pallamano, perché sabato con Paris Saint-Germain Chielse in diretta su elevensport.it e su Pallamano TV si aprirà il ciclo di gare in diretta di Champions League qui in Italia, con commento in italiano. Dunque una grande opportunità data dalla Federazione Italiana Gioco Handball agli appassionati. Noi abbiamo selezionato comunque qualche immagine spettacolare che andiamo a vedere insieme con l'aiuto del nostro touch, per rappresentare un po' quelle che sono le partite clou di questo fine settimana. Oltre a Paris Saint-Germain Chielse in diretta domenica alle ore 17, infatti occhio nel girone A alle partite tra Barcellona e Zagabria. Poi c'è Big Zeged contro Leuven, altra partita sicuramente molto spettacolare. Nel girone B invece Flensburg che affronta il Celje Pivovarna Lasco, Veszprém contro Aalborg e Meskov Brest contro Kiel. Sono tutte partite molto equilibrate. Vi ricordo ancora quindi l'appuntamento su Pallamano TV e su elevensport.it con la Champions League in diretta in Italia, Paris Saint-Germain contro Kiel, la gara che andremo a seguire insieme a partire dalle ore 17. Bene, godiamoci ancora questi fantastici momenti. L'appuntamento, come detto da Matteo, è per domenica. Ora ritorniamo in Italia facendo il punto sul massimo campionato femminile. Da 3 a 2, la quarta giornata della Serie A1 femminile giocata sabato toglie un'altra squadra al primo posto. Restano appunto in due le campionesse d'Italia del Salerno e Conversano. Scivola dietro invece Oderzo, che nel big match del fine settimana perde in casa 33-25 proprio contro la compagine pugliese. Il passo falso delle Venete agevola Casal Grande e Cassano Magnago, che battono rispettivamente Bressanone 25-24 e Teramo 36-30, agganciando proprio il secondo posto. Subito dietro sul Ride d'Ossobuono, al terzo risultato utile consecutivo.
26-25 in casa di Brescia e lombarde costrette a leccarsi le ferite dopo il quarto stop stagionale. Zero pause per le squadre della 1 femminile. Domani c'è il turno infrasettimanale, Salerno di scena a Bressanone, Conversano ospita l'Estense. Due gli scontri diretti da tenere sott'occhio in ottica secondo posto. Cassano Magnago Casalgrande e Dosso Buono terzo. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto combattuta, infatti abbiamo dovuto giocare fino all'ultimo secondo. Siamo stati sempre avanti durante l'incontro, però ci hanno dato del filo da torcere. Siamo molto contente per la vittoria perché sappiamo che Brixen è una squadra molto forte. Sicuramente noi ci alleniamo tutta la settimana per allenare, per difendere forte e correre in seconda fase in contropiede, e sicuramente è la nostra arma vincente e dobbiamo cercare di puntare sempre a quella. Siracusa che ha grande tradizione anche nella pallamano femminile con l'Eos dell'indimenticata presidente Zocca, no? Vincitrice di uno scudetto. Uno scudetto lo abbiamo anche noi a Siracusa nel femminile e noi stiamo tentando, ecco, state riprendendo di risalire la china anche nel femminile. E abbiamo allestito, credo, una buona squadra, anche se penso che il movimento femminile abbia un attimino, debba investire un po' di più sui giovani, ancora sì. Circolano troppi giocatori datati in campo femminile, quindi sarebbe importante dare un segnale forte. Senti, guardando un po', intanto la regia può proporci anche la schermata classifica e il turno in programma domani, così come nella maschile, credi che anche nella femminile, anche quest'anno si riproponga il duello tra Salerno e Conversano? Beh, io credo che sia una sfida impari con le altre squadre, ancora Salerno e Conversano credo che abbiano qualcosa in più di qualcosa in più delle altre squadre. Come si potrebbe, secondo te, Beppe, insomma, ridurre il gap tra, ecco, le prime due della classe? Mi sembra, rispetto alla maschile, ancora più marcato. Io credo che le prime due della classe hanno molte giocatrici d'esperienza ancora che giocano. Le altre hanno più investito sui giovani con un mix di qualche giocatrice più datata. Credo che quando questo livello si abbasserà da un punto di vista di età anagrafica, certo, non di livello tecnico, certo, allora potremmo avere un campionato più equilibrato, e ben venga il campionato delle giovani, perché come abbiamo visto in questi anni nel settore giovanile ci sono tante ragazze che scalpitano, fare, che possono venire fuori. Ragazzi, ragazze, insomma, è importante che la pallamano italiana possa crescere e avere sempre orizzonti migliori rispetto a quelli attuali. Mi pare che però si stia lavorando in questa direzione. Matteo, dobbiamo dare qualche appuntamento, no? Sì, sono tre per questa settimana, perché domani... Ti tocca viaggiare un po', no? Sì, domani in diretta da Castenaso, sesta giornata del campionato di A1 maschile, il derby dell'Emilia tra il Bologna e il Modena in diretta su Pallamano TV alle 20:30. Sabato invece ci spostiamo su femminile, sempre in Emilia Romagna, con Ariosto Ferrara contro Estense, sesta giornata da 1 maschile, e poi domenica Champions League, Pallamano TV e Elevensport.it, Paris Saint-Germain contro Chelsea, ore 17. Bene, grazie Matteo, grazie ancora a Peppe Vinci, bocca al lupo. Buon campionato a noi della buon compleanno a noi della pallamano italiana. Assolutamente sì, buona pallamano a tutti, insomma il motto è quello di sempre, contagiatevi, soprattutto con Handball Mania. Arrivederci, ci vediamo la settimana prossima.